dare continuità ai due ottimi risultati ottenuti nelle prime due partite, vale a dire il pareggio interno contro l'Alma Juventus Pano e la vittoria esterna sul campo delle Matese. Con questo obiettivo il Nuova Florida ospita quest'oggi il Vasto Girardi, che ha cominciato col botto la stagione con due vittorie in Coppa Italia, poi la sconfitta all'esordio contro il Chieti per 3-1, cancellata però dalla vittoria con lo stesso risultato ottenuta 7 giorni fa contro il Notaresco. Dallo stadio Marco Mazzucchi di Arde a Nuova Florida Vasto Girardi, un saluto da Riccardo Selvi e Marco Daguanno. È la terza giornata del campionato di Serie D, Girone F. Osserveremo intanto un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche, ci uniamo anche noi. Tutto pronto per cominciare, fischia in questo momento il direttore di gara, è cominciata Nuova Florida Vasto Girardi, ancora però Miola caparbio a recuperare un altro pallone dentro per Cappadella col sinistro. Cappadella, grande intervento di Petriccione, attenzione a Ferrari all'indietro, pallone dentro per il Bactagui, si sposta la palla sul destro, lo cerca ma il pallone vola alto, passaggio all'indietro suicida, interviene il Bactagui che si invola verso la porta, il Bactagui dentro per Cappadella col sinistro, buca completamente il tiro. Parte Ruggeri verso la porta, ancora una volta Giordani a disinnescare la conclusione del capitano ospite, anche in questo caso non potentissima ma molto molto velenosa. Ancora Vasto Girardi con Fiori dal limite, va col sinistro, tocca Giordani ma questa volta il pallone finisce in rete, il vantaggio del Vasto Girardi con il secondo gol in campionato in due partite di Fiori. E 1-0 al 41esimo per i molisani. Fischia adesso, Spedale, questa volta è buona la partenza del secondo tempo. Ancora verso Canale, attacca altissimo Miola. Calemme prova a prendersi lo spazio, fermato da Cason che è già ammonito. Attenzione perché viene espulso il centrale difensivo della Nuova Florida. Episodio che può ulteriormente cambiare la partita, espulso Cason al minuto 53, Nuova Florida in 10 dunque per tutto il secondo tempo. Ruggeri, Gallo, fallaccio e rosso diretto per Moretti, Nuova Florida in 9 uomini. Grandis verso Calemme che non ha uomini addosso, allora allarga di prima intenzione dalla parte opposta per Hernandez, può andare a puntare Romanelli, ancora Hernandez, si accentra lo spagnolo, vuole il tocco al centro per Calemme che va col destro, pallone che sibila vicino al palo e finisce fuori. Occhio perché perde palla il Nuova Florida, Hernandez va col destro a giro e va a scheggiare anche l'incrocio dei pali, prova a lottare ma alla fine favorisce ancora il Vasto Girardi che avanza con Anto Giovanni, zona tiro, Anto Giovanni allarga per Fiori che è tutto solo in aria, Fiori contro Giordani, va col destro Fiori, deviazione, palo e poi salva sulla linea spina. Si porta a spasso tutto il Nuova Florida, Calemme, calcione alle sue spalle di Menchinelli, è giallo anche per lui. È rosso. Era ammonito anche Menchinelli e dunque il Nuova Florida finisce addirittura in 8 uomini. Prova ad avanzare ancora il Vasto Girardi, pallone a sinistra per Hernandez, ha tutto lo spazio e il tempo per mirare la porta, calciare e pallone sotto l'incrocio dei pali, 2-0 per il Vasto Girardi con il terzo gol stagionale di Hernandez, il secondo in campionato dopo quello realizzato in Coppa Italia, la chiude nel finale la formazione molisana, 2-0. Calemme, uno sguardo verso la porta, va col destro e trova un gol splendido. Calemme per il 3-0 del Vasto Girardi che mette in ghiaccio la partita. Secondo centro stagionale per Calemme. Fischia per 3 volte adesso Spedale. Al Mazzucchi vince 3-0 il Vasto Girardi. Gara ricca di polemiche. In gol per i molisani vanno Fiori, Hernandez e Calemme. Ma il Nuova Florida finisce con 3 espulsioni. Quelle di Cason, Moretti e Menchinelli. 6 punti in classifica e seconda vittoria consecutiva per il Vasto Girardi. Rimane invece fermo a 4 il Nuova Florida. Dallo stadio Marco Mazzucchi di Ardea è davvero tutto. Un saluto da Riccardo Selvi e Marco Daguanno.